Ben ritrovati gentili telespettatori per il notiziario regionale del Friuli Venezia Giulia. Apriamo la pagina dell'informazione con un servizio all'assessore regionale Panariti che ha partecipato a un importante convegno di presentazione del progetto ITS. Vediamo. Siamo con Loredana Panariti, assessore al lavoro della regione Friuli Venezia Giulia, oltre che al lavoro anche l'università e altre tante cose. Ma qui a Portoguaro parliamo, siamo in una conferenza stampa dove viene presentato un corso meccanico soprattutto legato all'agricoltura, un corso nuovo post diploma. Che significato ha la sua presenza qui a Portoguaro, visto che lei è un assessore del Friuli Venezia Giulia? Beh, credo sia molto importante il fatto che il corso sia interregionale, quindi si tratti della Fondazione Malignani che qui in collaborazione con istituti, con aziende, con il territorio inizi questo percorso di un corso importante. Un corso importante perché noi sappiamo che l'istruzione tecnica superiore dà la possibilità di trovare un lavoro in tempi brevissimi a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze che frequentano tali corsi, che si tratta di un investimento che la nostra regione e la regione Veneto, anche per quanto la riguarda, sta facendo proprio perché l'istruzione tecnica superiore ancora nel nostro paese non è così sviluppata come negli altri paesi e noi valutiamo che uno degli strumenti per migliorare quella che è la situazione economica delle nostre regioni sia proprio questo, investire nella conoscenza, investire in quei percorsi di studio che hanno un rapporto diretto e importante con il mondo del lavoro. Ecco, tutto questo può avere anche un significato politico, visto che lei è un assessore, tra Friuli e Venezia Giulia, alcuni segnali, tipo l'acqua che si sta tentando di fare il consorzio assieme, tipo la scuola, cioè comincia a diventare un rapporto sempre più vivace, cioè sempre più attivo con il Veneto. Io credo che nelle specifiche competenze le collaborazioni tra regioni siano importanti e siano sempre da valutare. Per quanto riguarda proprio l'istruzione tecnica superiore, noi sappiamo che questa idea di mettere in relazione le diverse regioni è anche un'idea che viene appoggiata a livello centrale. Quindi siamo sempre disponibili a valutare quelle che sono le possibilità appunto di collaborazione, specie per quanto riguarda appunto questi temi. Speriamo che questo territorio del Portuguarese, così vicino al Friuli, ma si sente anche in una grossa parte anche friulano, possa essere sempre più vicino a questa regione e una collaborazione più attiva. Senz'altro, credo appunto sia importante che i ragazzi, le ragazze, gli studenti e le studentesse crescano con l'idea che vi sono opportunità che possono essere offerte appunto dalle due regioni in collaborazione. Psicologo di classe anche per i professori, dopo l'indagine aperta a carica dell'ex dirigente scolastico Stefania Manprin, su cui pende l'ipotesi di concorso omissivo in atti persecutori, apre un nuovo fronte nella lotta al bullismo e la decisione della Procura di Pordenone rischia di aprire così un fronte pesante, provocando ricadute su altri casi riguardanti vessazioni e persecuzioni nei confronti di alunni nell'ambito scolastico. L'ipotesi di una responsabilità della dirigenza scolastica relativa all'individuazione dei fenomeni di bullismo e il dovere di intervenire una volta accertati gli stessi, quindi graverà su presidi e dirigenti. Intanto il mondo della scuola pordenonese, che lunedì mattina rientrerà in classe dopo le ferie estive, prova ad armarsi per arginare lo spauracchio del bullismo. In classe entreranno da subito psicologi e professionisti e in molti casi le iniziative si estenderanno anche alle quinte elementari, ritenute nuovi possibili focolai per i casi relativi a vessazioni e persecuzioni. E adesso con il prossimo servizio abbiamo al microfono l'intervista del Vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini. Sentiamo. Ci troviamo qui al Teatro Verdi di Pordenone, con noi ospite Sua Eccellenza, il Vescovo di Pordenone Concordia. Questa sera il musical su Madre Teresa di Calcutta, fatalità domani Papa Francesco la consacrerà santa. La Santa, sì, credo che sia proprio eccezionale questa opportunità, perché la sera prima poter offrire a tantissime persone la figura di Madre Teresa, credo che aiuta a capire il perché la Chiesa proclama santa una persona del genere, una donna semplicissima, umile, che però è stata capace
di dare lei tutta la sua vita, ma di trasmettere anche una carica a tantissime persone, uomini e donne, che mettersi al servizio degli altri è la gioia più grande e la gioia più bella. Ed averla da domani santa, questo ci darà una carica a tutti, perché quest'anno santo della misericordia possa essere l'anno dove ciascuno fa l'esperienza dell'amore di Dio e dove qualcuno si sente di essere strumento perché tutti possano sperimentare l'amore e la bellezza di Dio. E andiamo adesso a Sacile, deposito ATAP senza pullman da mesi, è uno spreco ambientale, secondo Mario LS di Santo Dorico. La struttura vale un investimento ATAP pari a 1 milione di euro. Hanno tagliato l'erba davanti al deposito dopo la protesta del gruppo 6 di Sacile Sé, ricorda invece PG. Ma è una cattedrale nel deserto e ci sono piante secche da settimane. A chi servirà? L'ipotesi: arriveranno i bus per le corse scolastiche a partire dal 12 settembre. Il taglio del nastro al deposito dei bus della flotta ATAP è stato 2 mesi fa. La struttura può ospitare 5 pullman al coperto e ha un fronte di verde intorno agli spazi di manovra esterna e di stallo. L'obiettivo dell'ATAP è quello di togliere i bus dalle strade dove erano parcheggiati. Il deposito di circa 700 metri quadrati è incluso in un'area di 5.000. In dove ci sono anche uffici, servizi per i dipendenti, ma dove sono? Si è chiesto il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, David Bessecca. E adesso andiamo a Pordenone con un'importante intervista all'assessore per quanto riguarda una manifestazione che si è svolta in città. Sentiamo. Siamo con l'assessore alla cultura del comune di Pordenone, Pietro Tropeano. Allora, questa sera qui al Verde, musical dedicato a Madre Teresa di Calcutta. Un evento veramente bello e diciamo, il comune come ha interpretato questo evento? Ma il comune ha partecipato e ha sicuramente collaborato a questo evento, un evento che ha dato molto, nel senso che io come assessore alla cultura devo dire che la cultura è vita, la cultura è tutti quei valori che abbiamo visto questa sera. La cultura è sinonimo di solidarietà, la cultura è sinonimo di amore, la cultura è sinonimo di conoscenza, la cultura è pace. Tutti questi valori sono stati trasmessi in questo musical che appunto è proprio, fa parte dell'arte, fa parte della cultura. Quindi io mi sento di dire che questo ci ha aiutato un po' a capire quel mondo che forse in questo momento ha bisogno di questi valori. Oltretutto Controcorrente, un'associazione qui del Pordenonese molto brava. Sì, è un'associazione molto brava di cui ho conosciuto appunto proprio il presidente. Devo fargli i miei complimenti perché ha saputo fare un bellissimo spettacolo e ha saputo portare a tanta gente, devo dire, in modo capillare dei messaggi che sono dei messaggi sicuramente positivi. Bene, gentili telespettatori, finisce qui l'informazione regionale del Friuli Venezia Giulia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale.